Allora, Martina Alessandro, voi siete i protagonisti di questo Mollami. Martina, tu sei una ragazza che finisce in rehab in Austria perché ha fatto un video, insomma, un po', diciamo così, o se. E tu invece, Alessandro, sei, diciamo, il praticante del padre di Martina, che sei l'incaricato di accompagnarlo. E quindi abbiamo, diciamo, una ragazza un po' scapestrata e un ragazzo un po' ferreo, un po' ligio. Quindi innanzitutto raccontateci di questo contrasto tra voi due. Penso che Valentina e Antonio sono due personaggi ai quali manca la parte dell'altro, no? Quindi verso la fine riescono a trovare un equilibrio, perché Antonio è eccessivamente rigido. Ho detto Antonio o Alessandro prima? Antonio, ok. E Antonio è eccessivamente rigido e Valentina è fuori controllo. Non troppo fuori controllo, secondo me, però per esempio il video, vabbè, le droghe, vabbè, forse un po' fuori controllo, sì, ok, un po' fuori controllo, poteva fare di peggio, io penso questo, vabbè, ok, e quindi manca, io difendo il mio personaggio, sì, e quindi manca ad Antonio la parte di Valentina, un po' più sciolto, un po' più di scioltezza, e a Valentina manca un po' di disciplina che Antonio può darle. Effettivamente alla fine c'è una... Sì, la bella è proprio... Scusate, non te volevo interrompere. No, io volevo passarti la palla così. No, vabbè, in realtà non c'è molto da aggiungere. Così, cioè, la cosa bella è che è una crescita per entrambi. Quindi si danno qualcosa e riescono, sono complementari. Esatto. E quindi riescono a trovare la strada giusta insieme, no? Perché si danno degli elementi che, appunto, come hai detto tu, l'altra non ha. E quindi crescono insieme e riescono a trovare la strada giusta, l'ho detto già, credo, sì, ok. Il discorso è che però in questo viaggio non sarete da soli, perché siete accompagnati, diciamo, da una presenza un po' inaspettata, cioè Renato. Quindi raccontateci anche chi è Renato. Renato, in parole povere, è un pupazzo blu, che è il mio senso... È vero, è il senso di colpa di Valentina, perché da piccola, insomma, commette un gesto così e quindi gli si presenta davanti, gli si para davanti questo pupazzone blu che l'accompagna, penso per tutta la vita, non si sa, perché poi non si sa, però fino alla fine del film sicuramente, ed è un personaggio che quando, cioè, sul set era la cosa più buona del mondo e poi in scena... Cambiava un po', è il mio senso di colpa, è il mio senso di colpa. Ale, vuoi dire? Sì, no, vabbè, è vero, cioè è vero, io no, posso aggiungere che per me ovviamente era un po' diverso, perché io non lo vedo, e quindi è stato un po' diverso, è stato intanto un sogno un po' che si realizzava, perché sono cresciuto con film fantasy e quindi trovarmi, però quelli, sai, con le creature, non col CGI, cioè questa è una creatura vera costruita che si muoveva, faceva questi rumori di stampante perché è un robot, quindi è stato, insomma, sicuramente un arricchimento anche, no, recitare, capire come si recita con un personaggio finto, ma che a tutti gli effetti recita con te, fa espressioni, fa... Beh, sì, è il protagonista, sì. Tra l'altro tu hai due genitori, insomma, importanti, perché i tuoi genitori sono Gianmarco Tognazzi e Caterina Guzzanti. Avete anche avuto la possibilità, insomma, di recitare con questo cast nutrito, lo stesso Neri Marco Re, che farà la voce di Renato, e, però diciamo che a vedervi un po' sembra che sul set vi siate divertiti parecchio. Assolutamente. No, Caterina e Gianmarco, io il primo giorno di lavoro avevo la scena con Gianmarco e avevo un'ansia che forse non avrò mai più nella vita, il primissimo giorno, e sì, però no, vabbè, sono entrambi estremamente carini, disponibili, dolci. Caterina è simpaticissima e quindi mi sono trovata molto bene. E qual era l'altra cosa che hai detto? Ah, sul set, vabbè, c'è un'atmosfera pazzesca. Penso che sia la cosa più bella che io abbia fatto in vita mia. Forse che farò, perché c'era un'alchimia nella troupe, c'era proprio felicità, serenità nell'aria. C'era Matteo è stato molto... Sì. Scusa, non è stato semplicissimo girarlo, perché comunque è un film che insomma, ha tanti passaggi diversi, anche a livello tecnico, no? Sono tante scene in macchina, corse, anche a livello fisico è stato, insomma, no? Uno sforzo, tante corse, tante le botte, quello, succedono un sacco di cose continuamente, e questa, però
è volato, cioè, perché c'era questa passione di tutti, quindi c'era veramente un'unione del gruppo, ci siamo divertiti tantissimo dall'inizio alla fine. E sai, quando poi sono così complicati, così pieni di cose, alla fine ti porti dentro qualcosa che non se ne va più, effettivamente. Magari vi hanno anche detto che potrebbe esserci un sequel? No. Chissà. Date un vostro personale motivo del perché vedere Mollami. Un motivo magari insolito, un motivo curioso. Vai. Forse è noiosissimo, non lo so, mai non convincerà nessuno. Però sì, è il mio motivo. No, è il mio motivo forse da fuori. No, è che per me la cosa che una delle cose che colpisce di più di questo film è proprio il come affronta il concetto del senso di colpa. Forse non è, lo so che non è una cosa, però è una cosa che riguarda tutti. Cioè, è chiunque, no? C'ha un senso di colpa, ci ha avuto un senso di colpa, ci vive. E ti dà questo messaggio molto positivo sul come affrontare, no? Come affrontarlo, andare avanti e crescere poi, effettivamente. Quindi è un tema a cui io tengo molto, e quindi penso sia una delle cose che è un messaggio molto positivo che può arrivare a tutti per crescere e prendere il controllo della propria vita. Quindi questo è un messaggio che il film dà, e quindi vedetelo per questo e per tanti altri motivi. Okay. Sì, Alessandro mi ha rubato la cosa che volevo dire io, quindi... Quindi è un po' questo, sì, è affrontare in modo giusto, è tenere presente che la propria famiglia ha un valore, ok? Che è una cosa che a quell'età, all'età di Valentina, all'età degli adolescenti, all'età degli adolescenti è una bella frase, ecco, tendiamo un po', insomma, da adolescenti tendiamo un po' a dimenticare che ha importanza e che alla fine sono persone che sono state giovani come noi e che possono capirci, perché è così. E, sì, il senso di colpa, vabbè, fondamentale, centrale nel film, il modo in cui l'affronta è anche divertente, cioè anche questo cartoon, questo pupazzo, questo è un modo nuovo, diverso per... Sì, 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 sì. Esatto. Okay, quindi l'appuntamento è su Sky il 24 novembre. Su Sky il 24 novembre, mi raccomando, non mancate. Siamo sicurissimi. Sì. Sì, sì. Allora, vi molliamo e vi ringraziamo. Grazie. Grazie.